Ci siamo, eh. Mi sa che siamo connessi. Abbiamo cominciato la diretta di quest'oggi con uno dei personaggi che abbiamo inseguito per tanto tempo e abbiamo già avuto ospite in passato su Radio Speaker, ma sono contentissimo di riaverlo in diretta sulla nostra pagina Facebook. Sto parlando di Fabio Alisei dello Zoo di 105 di Radio 105. Ciao Fabio, benvenuto su radiospeaker.it. Vediamo se lo vediamo la nostra regia. Eccolo, bella ciao Giorgio, Fabio. Bella Giorgio, un piacere rivederti. Come stai? Grande, come stai? Io bene, benissimo, perché ormai abbiamo passato il grosso della curva, il piano di tutto quello che è successo in passato e abbiamo iniziato a confrontarci tra radiofonici per parlare anche un po' di radio del futuro. Tu come la stai passando? Ti vedo in casa, è un quadro quello che vedo alle spalle, è un riflesso? No, è la finestra, questo qua è il mio nuovo ufficio. Praticamente siccome c'è un bel terrazzo, piccolo ma utile all'uso, e al mattino mi metto a scrivere qua che c'è il sole, quindi sono abbronzato, c'ho il six pack di Ronaldo. Mi ha fatto bene a me questo lockdown, dovrei stare sempre in lockdown. In effetti, guarda, sono tantissimi quelli che ne parlano positivamente, ovviamente non parliamo di tutti quelli che hanno dovuto affrontare certo, enorme. Ma qualche lato positivo, seppur nella negatività più totale, si riesce sempre a trovare, magari quello di trovare un po' più di tempo di serenità in casa e riscoprire sì. Alcuni luoghi sul terrazzo di casa per lavorare. E avevamo promesso, ci avevi promesso di condividere questa diretta sui tuoi social, quindi io nel frattempo sì. Che smanetti con computer, cellulare, con quello che ti pare, io ti parlo in sottofondo e tu puoi ragionare. Se mi mandate il link via mail di come fare a seguire la diretta, io lo metto sul mio Instagram, così magari ci vede qualcuno in più. Pensa il nostro fido Adriano Matteo che si trova nel backstage, ve lo faccio vedere perché è bello che si vedano pure queste persone. Eccolo lì, Adriano ciao. Che sta lì. Bella Adri, caga un po' sto link Adri, che così lo arriva. Condividete anche gli altri ascoltatori possono condividere la diretta, così tutti i fan dello Zoo di 105 possono seguire questa splendida performance, diciamo live, di Fabio Alisei, dove parleremo di radio, parleremo anche di altre cose. La prima cosa che... Come? Sono ottimista. Sei un ottimista dicendo splendida performance. Hai ambizioni alte, hai aspettative alte. Vai. Comunque le frustro immediatamente, dimmi. Nel fuori onda avevamo già parlato di erezioni riguardo ad altre cose, però non voglio svelare tutto, però. Sì, non soprattutto subito. Questi dettagli non dovresti svelare. Senti Fabio, se dovessi cominciare oggi, torniamo un po' seri, subito domanda pesantissima per riportare tutto a livello professionale, visto che siamo tra professionisti del settore, tu molto più di me. Se dovessi cominciare da zero oggi, cioè nel 2020, considerando un po' l'andamento della radio in generale e anche delle nuove tendenze dal punto di vista della comunicazione e dei social, sceglieresti ancora di fare radio o prenderesti magari una strada diversa? Io non ho scelto di fare radio, io mi sono trovato a fare radio. Prima di cominciare a farla non avevo mai avuto una vera passione per la radio, né come ascoltatore, né tantomeno come aspirante speaker. Sono inciampato nel mondo della radio per tutta una serie di relazioni personali, insomma di conoscenze che ho fatto nel mio cammino, passando dalla musica al teatro, alla televisione. E quindi mi sono trovato a fare la radio in modo incidentale, perciò non ti saprei rispondere a questa domanda. Io non ho scelto la radio, di fatto non è neanche la radio che ha scelto me, sono alcune delle persone che la fanno, che sono tra l'altro quelle con cui collaboro ancora oggi, che mi hanno scelto in quest'ottica, perciò di fatto non ho una risposta a questa domanda. Ti posso dire che mi piace, continua secondo me ad essere un mezzo di grandissima potenza, e giusto per la sua capacità di raggiungere l'ascolto in modo capillare, di creare affezione. Però ecco, non è una scelta che ho fatto. Mi ci sono trovato, ci sono stato bene, ho avuto la fortuna anche di accumulare qualche piccolo successo e quindi sì, se potessi scegliere forse la farei, ma non avendo la scelta non ti so dire, tornando indietro. E invece c'è stata una volta nell'arco della carriera, possiamo dire da quanto tempo hai cominciato, quanti anni sono, non li vogliamo contare, però ti ricordi la prima diretta, che anno era? Allora, più o meno. A fare radio seriamente, cioè sul network nazionale, che è stato Radio 105, il mio primo network, primo e unico quasi, a parte una piccola esperienza DJ, ho iniziato il 15 dicembre del 2002 a collaborare con lo Zoo di 105.
Prima avevo fatto un altro paio di anni di esperienza su una radio web che si chiama JJ Radio, che facevamo da Match Music a Verona, che era il canale televisivo per il quale lavoravo, e dove andavo in onda da solo, e lì mi sono fatto un po' le ossa. Più che altro ho cominciato a conoscere la radio dal punto di vista tecnico, cioè come si sta davanti al microfono, la intro, la outro, imparare ad annunciare i dischi, ad organizzarsi una piccola redazione, interagire con il tecnico, quindi diciamo i rudimenti della radio, in un contesto nel quale eravamo assolutamente liberi, avevamo carta bianca e non c'erano neanche grosse aspettative. Però il salto di qualità vero l'ho fatto appunto nel dicembre del 2002, quando ho iniziato a collaborare con lo Zoo. Beh, da una web radio allo Zoo di 105, insomma, il salto è stato bello alto ed è durato, quindi poi ti sei, diciamo così, stabilizzato sul network. C'è stato un momento in questi anni in cui magari è vacillata un po' questa sicurezza, in cui hai deciso o pensavi magari di mollare tutto? C'è stato un momento difficile che ti ricordi? Ma allora, momenti difficili ce ne sono stati tanti nell'ambito di un percorso professionale, diciamo i momenti di incertezza, gli inciampi capitano continuamente, non ti vorrei dire tutti i giorni, ma capitano spesso per i motivi più disparati. E posso dirti che fare la radio è una necessità fisica oramai dopo 20 anni, nel senso che la diretta, il fatto di essere on air davanti al microfono e di andare in onda, di vivere la mia energia e quella dei miei amici, dei miei colleghi, è ormai indispensabile per me fisicamente. Mi è capitato ad esempio durante queste settimane di lockdown di dover lavorare da casa, cioè di andare in onda da casa, seduto su una sedia con il codec, senza poter utilizzare il linguaggio dei segni che usiamo in onda, e ho sofferto molto. Infatti ho chiesto alla direzione della radio di tornare quanto prima possibile in sedia a fare la radio davanti al microfono, in piedi, perché quella è la mia dimensione. Per me parlare al microfono è indispensabile, poter raggiungere centinaia di migliaia di persone, milioni di persone per quanto riguarda lo Zoo, attraverso la mia voce, è ormai un'esigenza fisica. Ho bisogno della diretta, ho bisogno di andare in onda. Quindi non posso dirti di aver pensato di mollare la radio, perché la radio è una mia esigenza fisica, ho bisogno di farla. Ho pensato molte volte magari di ridurre il mio impegno, di dedicarmi anche a delle altre cose, di sviluppare attività complementari. Parte l'ho fatta scrivendo per la televisione, per la musica, però di mollarla non ho mai pensato, cioè di metterci una pietra sopra non ci ho mai pensato, perché ormai fa parte di me, è proprio un bisogno fisiologico che ho di fare quello che faccio, e per la maggior parte delle volte di farlo anche con le persone con le quali lo faccio. Durante il tuo periodo è accennato poco fa che c'è stata una pausa da Radio 105 e c'è stata un'entrata a Radio DJ insieme a Paolo Noise. E qual è il primo ricordo che hai di quell'esperienza a Radio DJ? Cioè, la prima cosa che ti viene in mente della tua esperienza lì? È una roba brutta, non so se la posso dire. No, beh, penso che non se ne avrà male, però. Considera che domani avremo Linus in diretta, quindi potrà rispondere. No, beh, io con Linus, no, ma non riguarda lui. Io con Linus ho un ottimo rapporto, e anche, diciamo, in occasione poi del nostro divorzio artistico sono rimasto con lui in ottimi rapporti, perché penso che sia un grandissimo professionista e sia una persona anche che ha un lato umano molto apprezzabile, quindi è una persona che rispetto e stimo e alla quale voglio bene. No, però l'episodio che mi viene in mente è stato il nostro ingresso a Radio DJ, perché il giorno che siamo andati a firmare il contratto, che siamo saliti in amministrazione per firmare i contratti, abbiamo incontrato sull'ascensore la Pina, che ci ha guardato spaventata per via della nostra, insomma, della fama che ci portavamo dietro, e ha fatto un'espressione come per dire: oddio, sono arrivati gli sbabbari. E lì abbiamo capito che il nostro percorso Radio DJ sarebbe stato complicato, perché inevitabilmente, ma soprattutto per colpa nostra, ci portavamo dietro un po' quest'aura di mangiatore di crani, di gremlins indomabili, che in parte è vero, però insomma il nostro ingresso non è stato salutato in generale da tutti con grande emozione e grande fiducia. C'è stato anche un po' di paura nei confronti di questi creepers che arrivavano da una realtà così strana. Guarda, la paura l'avrei anche io a vedervi qui girare dentro Radio Speaker, sono sicuro, anche siamo perché più di una volta. No, è capitato, per esempio è successo un episodio del racconto dei nostri ascoltatori e i lettori di Radio Speaker. Abbiamo pubblicato delle interviste e voi avete commentato quelle interviste, proprio una riguardava voi dello Zoo, con Lorenzo Dardano che intervistava una sociologa, una esperta di comunicazione. L'avete talmente presa per il culo che lei ci stava per denunciare a noi, perché voi l'avete presa per il culo, allora abbiamo dovuto rimuovere l'intervista per colpa vostra. Vabbè, ma è la cosa quindi, più bella del mondo. Fate paura.
è giusto che fa... sì, no, ma infatti un sacco di risate, ecco, però per evitare rotture di palle, scusate, facciamo paura alle persone che non possiedono una buona dose di autoironia. Tu devi considerare che per noi la battuta, lo scherzo, la goliardata sono la base della nostra comunicazione. La nostra è una comunicazione volutamente aggressiva. E se ci togli quell'ingrediente lì, diventiamo dei piatti piani. Cioè. Quindi nel momento in cui tu entri in contatto con la nostra realtà, entri in relazione con noi e con il nostro modo di comunicare, devi essere disposto in parte a rinunciare alla tua capacità di critica. Ok, devi accettare il fatto che sei di fronte a una realtà fortemente connotata. Lo zoo ha quello stile lì, è aggressivo, è irrispettoso, è cinico, è violento. Quello è lo zoo, è in parte il segreto del suo successo. Perciò non ti puoi lamentare. Domani mi aspetto che prendiate per il culo l'aspetto fisico, se sono grasso, basso, se parlo, se faccio... Domani distruggete. Ci penseranno già gli ascoltatori a vedere nella webcam. Basta quella maglietta orribile da satanista messicano per farti pigliare per il culo. Però parlare con noi è come se tu entri nel Mar Rosso coperto di bistecche di maiale e dici, cazzo, ma ha mangiato gli squali. Lì te la devi aspettare. Va bene, oddio, inizio a sudare freddo, non so cosa mi devo aspettare domani. Magari non mi caga nessuno, forse è la cosa migliore. Peggio, forse peggio se è l'indifferenza, probabilmente, dell'essere presente. Decisamente. Esatto. Invece un pregio di Radio DJ, facciamo un po' di così, di anche un lato positivo che ti ricordi della tua esperienza. Beh, ce ne sono tanti, insomma, è una grande realtà nazionale, non è ai livelli di cittadini. Ma l'organizzazione, la compresenza di tanti artisti veramente quotati, diciamo chi va in onda ma anche chi lavora fuori onda, sono persone di grande spessore, di grande valore artistico, di grande preparazione, persone che conoscono molto bene la storia della radio, la storia della musica, sono persone preparate che hanno relazioni con grandi artisti internazionali. Lavorare a Radio DJ significa portare addosso un marchio di grande credibilità e di grande attendibilità con le etichette discografiche, con gli artisti, con le case editrici, con le televisioni. È una realtà che ha investito molto sul marchio, meno sui programmi, più sul marchio, e in effetti il loro marchio ha una fama invidiabile dal punto di vista dei quarti d'ora, devono lavorare ancora un po' di più per raggiungerci. Però come marchio devo dire che hanno grande credibilità. Forse dovrebbero lavorare di più sui quarti d'ora. Ah, vabbè, su quello bisogna poi ognuno. Sto scherzando. Una volta che escono i dati d'ascolto, tutte le radio ci mandano i comunicati stampa. Trionfo di Radio X, trionfo, vincono tutti. Quindi quei dati come là. È come le elezioni politiche, no? Tutti vincono. Il discorso è che ognuno legge i dati un po' come vuole. Poi una volta i dati erano gli stessi per tutti. Oggi la maggior parte dei dati, quelli più approfonditi, vengono forniti alle radio a pagamento. Cioè c'è una rilevazione internazionale che viene pagata in modo uniforme da tutte le radio, e poi ci sono dei dati più approfonditi che vengono richiesti dalle singole emittenti sulle quali elaborare diverse strategie. E lì c'è la sensazione, o perlomeno la percezione, che i dati vengano modellati in base alle richieste del committente. Quindi è un po' come se io sono cracco e di lavoro scrivo la guida Michelin. Ok? Difficilmente darò meno di 3 stelle al mio ristorante. Okay? Meno la stessa cosa. Il grande gap, il grande problema secondo me della rilevazione, ma qui entriamo in cose troppo tecniche, io voglio entrare in cose un po' più per chi ti ascolta, per chi è fan dello zoo. Qual è la giornata tipo di voi dello zoo, insomma, come nasce il programma? Ti svegli, che succede? È uno sbattimento, vabbè, questo al di là di tutte le mie responsabilità come genitore, è uno sbattimento, fare la puntata dello zoo è veramente uno sbattimento. E ci vediamo in radio verso le 9:30-10, diamo un'occhiata a tutto quello che è l'attualità del giorno, dopo 7 secondi ce la dimentichiamo, e dopodiché sugli aspetti più interessanti, più curiosi dell'attualità, costruiamo parte della puntata, sia con un supporto redazionale, cioè organizzando le notizie, cercando poi di spiegarle a Marco, che si sveglia 4 ore dopo di noi, quindi deve riuscire ad assorbire l'attualità del giorno in pochissimi minuti, da quando si fa la doccia a quando arriva in radio a Miami. Dopodiché su alcune di queste notizie costruiamo dei blocchi freschi, si chiamano, cioè delle scenette, insomma delle gag che ruotano attorno al tema, per dire esce l'app Immuni, facciamo un blocco comico sull'app Immuni, lo scriviamo al momento, lo realizziamo, lo montiamo, lo editiamo, alcuni di noi si prendono la briga di metterlo in piedi e di inserirlo nella scaletta del giorno.
Ci sono poi invece degli altri blocchi preprodotti che vengono realizzati in autonomia o in collaborazione dagli altri elementi dello zoo, che possono essere scherzi telefonici, blocchi scritti, recitati. Tutto comunque viene organizzato, montato e realizzato al momento. Poi è chiaro che si va sempre un pochino in over, si produce un po', sempre un pochino di più di quello che serve, e quindi rimane un piccolo archivio da utilizzare eventualmente nei momenti di difficoltà. E alcuni pezzi vengono sviluppati in modo collegiale, altri invece ruotano su dei tormentoni, quindi si tratta semplicemente di rinfrescare l'impalcatura, altri sono completamente improvvisati. Comunque diciamo che dalle 10 a mezzogiorno si mette in piedi la puntata, si decide cosa si vuole fare, e dopodiché da mezzogiorno alle 2 si monta, si scrive, si recita, si sviluppa, si inserisce tutto quello che deve andare in questa puntata o nelle puntate dei giorni successivi. Poi ci sono le 2 ore di diretta, e poi dopo le 2 ore di diretta si recita, si legge o si ricondivide o si pensa al materiale per il giorno dopo, fino a più o meno alle 5, 5 e mezza. Porca miseria, cioè sono ore e ore di lavoro, di creatività. Poi c'è il lavoro a casa. Poi c'è il lavoro, certo, a casa, perché a casa fai tutto, devi fare della ricerca. Considera che quando noi abbiamo cominciato a fare questo lavoro avevamo più o meno 25 anni, e a 25 anni è un'energia, una freschezza, ma anche un patrimonio di idee da esprimere che è pressoché illimitato. Con il passare del tempo diventa difficile creare contenuti e contributi sempre nuovi senza autocitarti. Il più delle volte capita magari di rimasticare qualche intuizione del passato, ma è molto difficile avere idee infinite. Quindi per trovare nuovi meccanismi, nuove strade, inevitabilmente ti devi documentare. Devi leggere, devi guardare, devi ascoltare, devi vedere che cosa fanno gli altri, devi prendere degli spunti, perché non sei più la fontana di emozioni che eri quando avevi 25 anni. Certo, no, immagino. Poi quotidianamente, ogni giorno è un massacro... di sforzo intellettuale, proprio intellettivo, perché sì, creare, ma anche creare, perché la tua vita è diversa, nel senso che a 25 anni esci tutte le sere, passi la maggior parte del tempo insieme, giri l'Italia facendo serate, quindi la maggior parte degli spunti nasce dall'interazione, dal fatto che vivi una vita come un cazzone, ok? Sei sempre fuori, ti ubriachi, fai casino, fumi, conosci le fighe, fai un altro tipo di vita, quindi gli spunti te li dà la vita che vivi, mentre adesso comunque molti di noi sono genitori, paghi un mutuo della casa, assicurazione, le rate, commercialista, tutti siamo rientrati in un rango molto più comune, se vuoi. Quindi è più difficile trovare spunti interessanti nella propria vita, perché sì, puoi raccontare dei tuoi figli, ma non ha lo stesso sapore di dire ieri sera mi sono fatto 3 gemelle, capito? Capisci la differenza? Cioè, ieri sera, cazzo, ho visto il libro della giungla con mio figlio, tutti, e sti cazzi, invece ieri sera mi sono fatto 3 gemelle dopo una bottiglia di popper, uno dice, cazzo, racconta, capito? Quello è la differenza di bacino dal quale attingere gli spunti, capito? Senti, a questo punto hai già pensato al dopo zoo? Non voglio, tocchiamo tutti gli amuleti del mondo, però, non so, uno ci pensa, no? A quello che può diventare la vita di Fabio Alisei guardando al futuro. Ma te l'ho detto, come per la domanda di prima, io non penso a un dopo zoo, mi vengono in mente tante cose che vorrei fare in modo concomitante, nel senso, ci sono dei progetti che vorrei sviluppare a livello di scrittura, a livello creativo, ma non mi vengono in mente come alternativa a quello che sto facendo. Mi piacerebbe riuscire a svilupparli in concomitanza. Certo, se dovessi trovare un progetto veramente importante che mi assorbisse dal punto di vista emotivo, dal punto di vista professionale, così tanto da dover mettere in crisi la mia partecipazione al programma, penso che ne parlerei con Marco e con la direzione e cercheremo di trovare un accrocchio per far sì che io non sparisca dal programma. Potrei decidere di stare via 3 mesi, 4 mesi per andare a fare un documentario sui formaggi del Turkmenistan, ma poi penso che comunque tornerò allo zoo. Non vedo un dopo zoo. Ok, no, ma infatti era una domanda difficile a cui rispondere, perché nessuno sa prevedere il futuro, però magari, chi lo sa, magari avevi già qualche sogno nel cassetto che ancora dovevi aprire, che stai pensando di aprire. Riguardo invece al... sogni, io credo nei progetti, nel senso sì che ci sono dei progetti che nascono da sogni, però io preferisco pensare ai progetti. I sogni sono belli, ma poi dai sogni ti svegli, invece dai progetti no, i progetti o li porti in fondo o fallisci. Quindi io credo più nei progetti. I progetti hanno bisogno di tempo e di fatica. Nell'arco di tutti questi anni allo zoo c'è stato qualche problemino personale, magari con qualche ascoltatore, o legale,
dovuto a quello che hai detto durante una trasmissione? Abbiamo 240 procedimenti penali, secondo te abbiamo avuto dei problemi. Abbiamo sostenuto 240 cause, di cui la maggior parte per diffamazione, quindi sì, problemi ne abbiamo avuti alcuni. Ne abbiamo perse anche un paio, purtroppo, di quelle veramente importanti, che ci sono costate anche un sacco di soldi, però ti posso dire che il 99% delle cause che sono state aperte nei nostri confronti poi si sono risolte con un nulla di fatto, con un'archiviazione o senza nessun tipo di conseguenza penale. Per la maggior parte si trattava di scherzi telefonici. Sì, immagino, certo. Ma perché hai detto ho dovuto tirare fuori un sacco di soldi? In quel caso non c'è una copertura legale, se te lo posso chiedere, ecco, entriamo in una... Allora, diciamo che all'inizio della nostra carriera, tra virgolette, la radio ovviamente ci dava una piena copertura legale, però tu devi immaginare l'ufficio legale di una radio importante come 105, che ogni anno deve sborsare 100, 200, 300 mila euro per coprire le cazzate che fanno i suoi speaker in onda. È arrivato un momento in cui la radio ha detto: bene, adesso ci siamo rotti le palle, da ora in poi tutto quello che vi arriva ve lo gestite da soli. Lì, quando è successa questa cosa qua, abbiamo rischiato un divorzio clamoroso da 105. C'è anche nel film di Marco, la famosa litigata con Azzan, dopo la quale poi io, Paolo e Wender ce ne siamo andati a rendere DJ, verteva proprio sulla responsabilità civile e penale delle nostre azioni, nel senso che il nostro discorso all'epoca, eravamo anche più giovani, un po' più sprovveduti, era: come, scusa, tu con le mie parolacce, i miei insulti a Tizio e Caio fai gli ascolti con i quali tiri sui soldi della pubblicità, ma poi se vado in causa me la devo pagare da solo? Non è giusto. In realtà poi forse l'equilibrio stava nel cercare di compensare le due cose, nel senso che tante volte siamo stati anche troppo gratuiti nell'insultare delle persone che poi, una volta conosciute dal vivo, hanno alimentato un po' dei sensi di colpa in noi. Finché non la vedi, finché non vedi in faccia l'oggetto del tuo insulto, questa è la notizia, cioè a Fabio Lisei e lo zoo hanno dei sensi di colpa. Questa è bella, questa è da titolo. Ti posso dire la verità, quando siamo in onda non ci pensiamo, però io, quando ho incontrato Platinette, ho incontrato Enrico Ruggeri, dopo tutte veramente le cattiverie e le infame che gli ho detto in diretta, un po' mi sono vergognato. Vedere di persona, stringergli la mano e dirgli: guarda, senti, te ne ho dette di ogni, ti chiedo scusa, mi dispiace, è stata un po' una liberazione, perché in diretta non ci pensi. Tu devi immaginare che la nostra diretta, non essendoci niente di preparato dal punto di vista dei testi, cioè dal punto di vista delle battute, è un caleidoscopio, capito? È come essere dentro delle maracas che vai avanti e indietro così, quindi non sai dove colpisci. Tante volte è una gara chi la spara più grosso, cioè tu devi prendere la risata, devi tenere alta l'energia, non sempre ti esce una frase sensata, a volte è molto divertente per chi ascolta, ma hai detto magari una cazzata di proporzioni bibliche, ok, però ormai l'hai detta, non ci pensi, sei su un'onda, capito, come su un surf, poi magari ci ripensi magari 2 o 3 giorni dopo e dici: minchia, sì, poi gli altri vanno ancora oltre per andare oltre te, quindi è un meccanismo perverso, però poi quando ci ripensi dici: beh, effettivamente dirgli che era così o era cosà non è stata proprio una grande idea. Cioè, una volta abbiamo detto: andate in Francia e fate saltare per aria Carla Bruni, per dire. Cioè, poi ci pensi a mente fredda, dici: minchia, è la moglie del capo di stato francese, forse non è proprio il caso dal punto di vista dell'equilibrio internazionale. Noi ormai era andata, appunto, noi abbiamo rischiato la crisi diplomatica con San Marino. Ci ha scritto il consiglio, sai che San Marino è amministrato questo consiglio dei saggi, no? Sembra una roba tipo Signora degli Anelli, no? Tutti seduti lì, ci sono gli elfi, i nani, capito? Sì, i Rohirrim. Allora è così che ci è arrivata questa lettera dal consiglio dei saggi dicendo: piantatela di dire che invaderete San Marino perché noi mobilitiamo il nostro esercito. Piccolo ma crudele. Oh mio Dio! Per cui abbiamo rischiato veramente l'incidente internazionale. Sì, ma anche con la Polonia, con la Romania. Ah, cioè, quindi a livelli altissimi, vabbè, allora interrompo perché altrimenti poi vengono a rompere il cazzo al radio speaker, non andiamo oltre. Esatto. No, una cosa che ti fa incazzare di Marco Mazzoli, di Vender e di noi, una per uno. Una cosa, la prima che ti viene in mente. Allora, Marco, sicuramente l'impulsività. È una persona molto impulsiva e tante volte agisce senza riflettere. Io, che al contrario sono una persona che invece pensa tanto, faccio fatica ogni tanto a relazionarmi con la sua impulsività, più che altro perché invece di analizzare i problemi
in modo razionale la butta in cacciara, cioè fa casino e quindi poi la soluzione del problema si allontana. Quindi la sua impulsività fuori onda, perché in onda secondo me va bene così, nel senso io mi diverto con lui in onda anche quando lui prende le sue cantonate, ma fa parte del programma. Paolo, non lo so, non riesco a trovare un difetto a Paolo, forse è così, ma da amico però, ogni tanto un po' l'arroganza nel rapportarsi con le altre persone, però secondo me è una forma di è uno scudo, perché Paolo è fondamentalmente una persona timida, so che non sembra, quindi forse a volte per mascherare questa tua timidezza si pone in modo un po' così, un po' altezzoso. Questa è un'altra notizia, Paolo Nois è timido, io segno intanto, sì. Così facciamo i titoli. Scherzo, sì, nella vita privata Paolo è una persona fondamentalmente timida, lo so che non sembra, ma a volte compensa con questo atteggiamento un po' da sfoga il radio, sfoga la timidezza. Lo maschera, però Paolo è una persona molto riservata, lo so che non sembra, ma lo è. Io che lo conosco da 21 anni, lavoriamo insieme, no, di più, sì, da 21 anni lavoriamo insieme, ad agosto ne facciamo 22, ti posso dire che lo conosco bene. E Wender, non lo so, non riesco a trovargli un difetto, non lo so, no, forse non lo so, forse si lascia guidare un po' troppo non riesce a sviluppare le cose fino in fondo. A volte adesso è uscito con un disco molto bello che si chiama 2AM, che è un album molto bello, ma tendenzialmente è un po' dispersivo nelle cose che realizza, a volte non riesce a trovare bene il centro, a volte non riesce a essere costante, quindi magari spreca delle intuizioni perché non le protegge, ecco. In questo senso, però, ti dico, con lui ho sviluppato alcune delle cose più belle che abbia mai fatto in radio, quindi è veramente difficile trovare un difetto a un partner così efficiente. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata, perché sono già 27 minuti, 25-26 minuti che parliamo, ma io ho le ultime due domande, lo dico a chi ci ascolta. Una è molto interessante per tutte le persone che vogliono poi fare questo lavoro, il nostro lavoro, quello della radio, e tu ci puoi insegnare come si fa, magari, o ci puoi dire la tua, a mantenere per così tanto tempo un livello alto. Soprattutto nelle giornate no, o a distanza di anni, comunque continui ad essere e a lavorare per il programma più ascoltato d'Italia. Come si fa? Ma io non mi sento di insegnare niente a nessuno. Ti posso dire quello che faccio io. Secondo me il programma continua a funzionare, uno, perché lavoriamo veramente tanto. Abbiamo un monte ore quotidiano che è superiore a qualsiasi altro collega della radio, almeno tra quelli che fanno il nostro tipo di lavoro. Perché noi siamo autori, montatori, redattori, editori, speaker di noi stessi, quindi parte del segreto del nostro successo sta anche nella quantità di tempo che dedichiamo al nostro programma. Un altro aspetto dipende dalla qualità delle persone che lo fanno. Io non è che me la voglio star a menare, perché non mi sembra neanche il caso, però è evidente che a fare questo tipo di prodotto abbiamo dimostrato nel corso degli ultimi 20 anni di essere i migliori. Cioè questa roba qua, questo modo di fare radio, lo abbiamo inventato noi e lo sappiamo fare così solamente noi. Quindi io credo che parte risieda anche nella nostra qualità. In generale, la capacità di divertirsi, di continuare a divertirsi, di trovare degli spunti che ci facciano ridere è il motore della nostra quotidianità. Nel senso che io quando realizzo un pezzo, penso, cazzo, questa battuta qua Paolo scoppia, oppure minchia questa Marco, davvero la penso così, e la stessa cosa fanno Marco e Paolo quando scrivono, oppure quando sono in diretta che lavoro, faccio magari un lavoro da spalla, vado a toccare degli argomenti, delle parole che so che accendono la fantasia di uno dei due e so che la loro reazione mi farà ridere, ok? Quindi il fatto di desiderare il divertimento e di fare in modo che ciò accada mantiene l'umore sempre alto, e all'interno di un programma radio l'umore è, secondo me, l'80%. Quindi, per riassumere, diciamo, il lavoro, tanto lavoro, enorme, tanta qualità, tanto e divertirsi. E anche un pizzico di conoscenza, veramente conoscenza vera delle persone con cui lavori, perché come dicevi tu, basta una parola e tu già sai come reagiranno. Quello è fondamentale. Avere il programma più ascoltato in Italia per 20 anni, con tutto il lavoro che c'è dietro, difficilissimo, se non
impossibile quasi, ci state riuscendo solo voi, quindi al di là di tutta la piaggeria ti faccio i miei complimenti personali, perché no, facendo anche ora ci sono tanti programmi che vanno avanti da anni, cioè Linus va avanti da anni, Marco Galli va avanti da anni, Ciao Belli va avanti da anni. La difficoltà dello zoo e di Ciao Belli, di programmi così complicati con scenette, con autori, e insomma è un pizzichino più elevata rispetto alla maggior parte di programmi. Sicuramente, anche perché ci si aspetta di più da noi. Ci salutiamo con una cosa leggera, tu curi un canale, ho visto da un paio di mesi fa hai caricato l'ultimo video, si chiama Papà Salvezza su YouTube. Perché Papà Salvezza, ed è un canale di cucina, tu sei molto bravo a cucinare e ci lasci anche con una ricetta facile, ricetta per chi ci sta ascoltando. Vediamo. Allora, Papà Salvezza è un'idea di Wender, nel senso, non è mia l'idea, poi l'ho fatto io, però siccome anche lui ha due figli, no? Ogni tanto il pomeriggio quando ci salutiamo mi dice, vedi, guarda, non so cosa fare da mangiare ai bambini, sono rognosi, questo non lo mangio, dammi qualche consiglio tu che cucini. Allora cosa succede? Magari ci mettiamo su Skype, lui compra la roba, io compro la roba e facciamo la ricetta insieme. Cominciato a menarmela, a dirmi, dai, fa, ma perché non fai un canale? Tu sei un papà che potrebbe salvare altri papà, sei Papà Salvezza, e fallo, finché non mi ha convinto a farlo. Quindi per un periodo ci ho dato molto dentro. Adesso ho perso un pochino quello slancio iniziale, anche perché YouTube è molto complesso da fare, i video sono lunghi da montare, mi portava via molto tempo. Comunque una ricetta ve la posso lasciare, molto veloce, si fa in 10 minuti, la pita, tipo pita grezza, ci vogliono, due parti di farina, una parte di acqua, un bicchiere di olio, un pizzico di sale e un pizzico di origano, ok? Senza lievito né niente. Mettete tutto in una ciotola, impastate aggiungendo l'acqua piano piano finché non viene una pallina. Ok, tagliate la pallina, diciamo, in fettine da 50 grammi in base a quante farina avete messo. Quindi una pallina per ogni 50 grammi di farina. La stendete col mattarello, la mettete in una padella bella calda, pizzico di sale, un filo d'olio, un pizzico di origano e vi fate le pita da mangiare con quello che volete, la carne. Io ci mangio dentro, che ne so, la salsiccia o... Si fa in 5 minuti, è molto veloce, costa zero perché acqua, farina, sale, olio che tutti abbiamo, però colpisce. E condimento a scelta. È un pane. Anche veggie per i tanti vegani all'ascolto. Assolutamente. Fabio, io ti ringrazio e spero che ti sia piaciuta la nostra chiacchierata, sia piaciuta anche a te, a me moltissimo, e spero di riaverti presto su Radio Speaker. Bella Giorgio, grazie mille per la chiacchierata, grazie a tutti gli ascoltatori e follower di Radio Speaker. Beh, ci vediamo più avanti. Domani c'è Linus. Salutami. Farò, vi chiederò che ricordo ha di Fabio Lisei e qual è il più grande prezzo. Vediamo che d'accordo, va bene. Ciao ragazzi, grazie. Un bacio, ciao, a presto. Ciao.